Il grande Tommaso d'Aquino, primo più grande teologo della Chiesa universale, nel primo articolo, nella prima questione, nel primo articolo della sua Somma teologica, si chiede così: se oltre le discipline filosofiche, se oltre alla filosofia, sia necessario ammettere un'altra scienza. Il problema nasceva al suo tempo, ancora siamo nel Medioevo, non c'era stato lo sviluppo delle scienze che prenderà piega a partire dal Rinascimento in poi, e con Galileo in modo particolare, con Bacone, con il metodo scientifico di Bacone e gli altri. E quindi il problema che lui pone, lo pone sotto l'aspetto della filosofia, e si chiede se oltre alla scienza filosofica sia necessario ammettere un'altra scienza. Si riferiva evidentemente alla necessità della teologia, della rivelazione da parte di Dio, che allora si chiamava con molti nomi. Lui la chiamava, sì, non solo lui, ma nella Somma è presente sotto la denominazione di sacra dottrina. Ecco. E si chiede se oltre alla sacra dottrina, che accoglie tutto quello che è stato rivelato da Dio, sia necessario ammettere appunto un'altra scienza. In realtà la filosofia allora come oggi, da un certo punto storico in poi, la filosofia ha preso una piega particolare, perché poi ogni filosofo, soprattutto da Duscoto in poi, da Occam in poi, si è sentito in dovere di riscrivere a piesso spinto la pagina filosofica, ma al tempo di Tommaso d'Aquino, che aveva, battezzato la filosofia aristotelica, ponendo un fondamento di veridicità, di conoscenza, anche dal punto di vista epistemologico. E allora si chiede se, oltre a questa filosofia naturale, la cui parte più alta, la teodicea, affronta il problema dell'esistenza di Dio dal punto di vista della conoscenza naturale, se oltre a questa filosofia come teodicea, che parla naturalmente di Dio, fosse necessario ammettere una rivelazione da parte di Dio all'umanità. E la risposta che lui dà è ovviamente affermativo. Perché? Prima di tutto, dice Tommaso, perché l'uomo è ordinato a Dio. L'uomo può pensare di sé quello che vuole, è libero di pensare quello che vuole soggettivamente, però oggettivamente la natura umana è questa, la vita è questa, noi tutti siamo ordinati a Dio, Dio ci ha creati per Lui, volenti o nolenti, e noi tutti saremo giudicati dal tribunale di Gesù Cristo, a Dio dovremo rendere conto di ogni atto della nostra vita, per cui siamo ordinati a Dio, volenti o nolenti, lo accettiamo o meno, è così, oggettivamente. Ma se è vero che siamo tutti ordinati a Dio come a fine ultimo, è evidente che una conoscenza naturale di Dio, così come la storia filosofica poi lo ha dimostrato e lo dimostra, se tutti siamo ordinati a Dio, la conoscenza di Dio da parte della ragione umana, dice Tommaso d'Aquino, sarebbe stata possibile solamente per pochissime persone, perché pochissime persone avrebbero avuto l'acutezza di ingegno di arrivare a cogliere l'esistenza di Dio partendo dalle cose create, primo. E poi, secondo, sarebbe stata una conoscenza che sarebbe venuta dopo molto tempo, l'uomo avrebbe dovuto faticare non poco per arrivare alla conoscenza di Dio attraverso il raziocinio umano, e terzo, sarebbe stata una conoscenza comunque infarcita di molti errori. Perché? Perché Dio è un oggetto che va ben al di là della capacità di comprensione della mente umana, e allora l'uomo, anche nella mente più acuta, avrebbe avuto delle difficoltà a comprendere il mistero di Dio. Ecco perché, dice Tommaso d'Aquino, era necessario ammettere, insieme alle scienze filosofiche, e diremmo oggi noi alle scienze propriamente dette, scientifiche, ammettere un'altra dottrina, che si chiamava allora sacra dottrina, che è la teologia, cioè la rivelazione che Dio ha fatto di sé e che l'uomo deve accogliere. Nel secondo articolo, sempre la prima questione, nel secondo articolo, Tommaso d'Aquino si chiede se la sacra dottrina sia scienza, perché sembrerebbe, molti anche oggi ritengono, che la teologia, la sacra dottrina, non sia una scienza propriamente detta, una scienza vera e propria. San Tommaso risponde che
La Sacra Dottrina è una scienza a tutto tondo. E lo spiega così, lui dice che viene un doppio genere di scienze, ci sono due tipologie di scienze. Alcune scienze procedono per lume naturale della mente umana, come per esempio l'aritmetica e la geometria. Ci sono altre scienze però che procedono in modo subalterno, per esempio la musica. La musica è una scienza subalterna all'aritmetica. Perché? Perché l'oggetto formale della musica, l'oggetto formale è la melodia, il suono, la melodia. Però da che cosa è fatta la musica? La musica è fatta da una distanza. Se io ho una distanza di un metro che mi dà per esempio il Do, pigiando su un punto della corda ho il Re, pigiando su un altro punto ho il Mi, il Fa, il Sol e così via. Quindi vedete che la musica è fondata sulla misura, sulla misura. Ora, la misura è l'oggetto formale proprio dell'aritmetica. La musica mutua dall'aritmetica alcuni principi che non spetta alla musica dimostrare. Chi dimostra i principi propri dell'aritmetica è la scienza aritmetica, ma la musica mutua, assume, prende dei principi di una scienza superiore la cui validità e la dimostrabilità è lasciata alla scienza superiore, e questa scienza subalterna li usa implicitamente per il proprio oggetto formale, che nel caso della musica è l'armonia. Allo stesso modo, dice Tommaso d'Aquino, la teologia, la scienza sacra, è una scienza subalterna. Perché? Perché mutua i principi rivelati da Dio, dalla scienza di Dio e dei santi e dei beati. Per cui, come la musica mutua i suoi principi da una scienza superiore, che è l'aritmetica, così la Sacra Dottrina mutua i suoi principi, prende i suoi principi dalla scienza, da una scienza superiore, che è la scienza di Dio e dei beati. E quindi è una scienza a tutto tondo, a tutti gli effetti. Nel terzo articolo, sempre della prima questione, Tommaso d'Aquino si chiede se la Sacra Dottrina sia una scienza unica. Perché? Perché nella Sacra Scrittura, nella fonte della rivelazione, questa rivelazione che Dio ha fatto di sé non tratta solo di Dio. Tratta di Dio, tratta degli angeli, tratta degli uomini, tratta delle creature, tratta di cose corporee, tratta di cose da credere, speculative, e cose da operare, no? E allora è composita. E quindi la questione di questo articolo che Tommaso pone è se la Sacra Dottrina sia una scienza unica, e risponde positivamente. Perché? Perché? Perché tutte le cose considerate dalla Sacra Scrittura sono considerate da un punto di vista unico, superiore. Fa l'esempio, Tommaso, del senso comune. Noi abbiamo cinque sensi esterni, ciascuno con una sua funzione, vista, udito, olfatto, tatto, gusto. Con ciascuno di questi sensi noi cogliamo un aspetto del reale, degli oggetti. Però abbiamo una facoltà interna che si chiama senso comune, e con questa facoltà noi abbiamo la percezione globale di un oggetto, sia come colorato, sia come suono, come sonorità, come odorato e così via. Ecco, allo stesso modo, dice, la teologia, la Sacra Dottrina è una scienza unica, perché l'oggetto formale di questa scienza, cioè il punto di vista da cui assume e guarda tutti gli oggetti, è unico, cioè il punto di vista di Dio, che tratta di Dio e delle cose create, angeli, uomini, persone, situazioni, atti morali, eccetera, però dall'unico punto di vista, che è il punto di vista di Dio. Nel quarto articolo, Tommaso d'Aquino si chiede se la Sacra Dottrina sia una scienza pratica. Pratica qui sta in opposizione a speculativa. Le scienze possono essere speculative e pratiche. Le scienze speculative sono, per esempio, la matematica, una scienza speculativa, perché riguarda solamente l'ordine della conoscenza e non scende nella prassi, nell'azione. Viceversa, le scienze pratiche, la praxis, sono operative. L'etica, per esempio, è una scienza operativa. Allora, la Sacra Dottrina è una scienza speculativa o una scienza pratica, cioè una scienza che serve solamente per la contemplazione o serve anche a spingere all'azione?
San Tommaso risponde che la sacra dottrina è una scienza sia speculativa sia pratica, perché ci dà delle cose da credere e in virtù di queste cose da credere poi ci spinge alla operazione, all'attività, all'agire morale. Per questo la sacra dottrina è una scienza sia speculativa sia pratica, prevalentemente speculativa ma anche poi pratica. Nell'articolo 5, sempre dalla prima questione, San Tommaso si chiede se la sacra dottrina sia una scienza superiore alle altre scienze. Ora, da che cosa è formata una scienza? Tutte le scienze hanno in comune almeno 5 elementi. Hanno un subjectum o soggetto, cioè ciò intorno a cui si parla, c'è un objectum formale, cioè i principi attraverso cui l'oggetto viene riguardato, c'è un oggetto materiale, cioè ciò di cui si parla, c'è un metodo e il quinto elemento ingrediente di una qualunque scienza è il fine, lo scopo. Ora dice San Tommaso d'Aquino, la scienza sacra risponde a tutti questi requisiti, è una scienza propriamente detta, una scienza vera. Perché? Perché il soggetto, il subjectum intorno a cui la sacra dottrina parla e di cui tratta è Dio. L'oggetto formale di questa scienza è la luce di Dio che è stata rivelata, quindi gli articoli della fede sono l'oggetto formale della rivelazione e della sacra dottrina. L'oggetto materiale sono le cose contenute nella scrittura, nella rivelazione e nelle fonti proprie della Chiesa, della fede, della teologia. E c'è un metodo. Il metodo è il metodo di autorità. I metodi nelle scienze umane possono essere di diverso genere, possono essere induttivi, possono essere deduttivi, possono essere misti. Il metodo nella scienza teologica è il metodo della autorità di Dio, dei santi padri, degli autori sacri, dei padri della Chiesa, del Magistero e così via. Quindi, ed ha un fine. Qual è il fine? Il fine è il possesso eterno di Dio che bisogna conquistare qui sulla terra, perché è per questo che noi siamo stati creati ed è per questo che viviamo. Il fine ultimo è la conoscenza del possesso di Dio. Tutto è importante nella vita, tutto è importante. Studiare, sposarsi, mettere al mondo figli, divertirsi, lavorare, tutto è importante. Ma tutte le cose sono ordinate a un fine e esistono fondamentalmente 3 tipi di fine. Fine prossimo, fine intermedio e fine ultimo. Un alunno che studia, il fine prossimo del suo studio è un buon voto. A sua volta questo buon voto è finalizzato a un fine intermedio che è la promozione a giugno. E a sua volta questo fine intermedio è finalizzato al fine ultimo che è per esempio il lavoro. Questo in un dato genere di cose. Evidentemente partendo dal primo dato che è la materia al fine ultimo che è Dio, è chiaro che Dio assume la natura di fine ultimo rispetto al quale tutte le cose vanno subordinate, perché Dio è la fonte del nostro essere e sarà il fine del nostro essere. Noi vivremo eternamente con Lui o senza di Lui. E allora ecco che tutta la vita deve avere come punto di riferimento, come zenith, Dio e la sua rivelazione. Per darci tutto questo, riassumendo, Dio si è rivelato perché c'era necessità morale di rivelarsi, perché altrimenti gli uomini non avrebbero capito, conosciuto o avrebbero avuto molta difficoltà a compiere quegli atti morali e umani che ordinano la vita umana al fine ultimo che è il possesso di Dio. Necessità allora di conoscere la rivelazione in modo semplice. E questo è il primo scopo della rivelazione di Dio mediante la Sacra Scrittura. Seconda funzione della rivelazione che Dio ha fatto è che la sacra dottrina è una scienza propriamente detta, che ha i suoi principi, ha il suo metodo, ha il suo fine, soprattutto il suo fine, che è quello di condurre gli uomini al possesso beatifico di Dio. È una scienza unica perché riguarda Dio e le creature dal punto di vista di Dio e dal punto di vista del conseguimento della beatitudine eterna, quindi è una scienza unica, speculativa e pratica. Soprattutto speculativa, ma anche pratica, perché deve guidare gli atti umani verso il fine ultimo che è il possesso di Dio, e
La sacra dottrina, cioè la teologia, è una scienza superiore alle altre scienze, a motivo della dignità del suo oggetto, che per le altre scienze può essere il fatto sociale come la sociologia, la psiche umana come la psicologia, come dire, il denaro per l'economia e così via. Ciascuna scienza ha un suo oggetto, ne parleremo più diffusamente andando avanti. Ma la teologia ha come oggetto, soggetto e oggetto Dio, e tutte le cose in vista di Dio, e quegli atti umani che serviranno all'uomo per ottenere l'accesso alla vita eterna, cui tutti noi siamo chiamati.